Buongiorno, rassegna stampa di oggi 22 luglio. Vediamo di capire quali sono i temi fondamentali della giornata. In realtà, temi fondamentali ce ne sono relativamente pochi. Aspettate che metto bene in ordine questo. Ecco, temi fondamentali non è che ce ne siano granché. Ci sono questioni, diciamo, di riprese dei giorni precedenti, soprattutto sulle cose importanti. Quelle che contano sono ovviamente Nizza e Erdogan. Su Erdogan, secondo me, l'unica cosa che vale la pena di citare è l'apertura, le prime due righe di Bernardo Valdi su Repubblica, in cui dice: Erdogan, un colpo di Stato fallito sta provocando un colpo di Stato riuscito. Punto. Insomma, in tre righe c'è tutto quello che si deve sapere su quello che avviene nella Turchia. Poi, se qualcuno è appassionato della riduzione dei diritti e libertà che stanno avvenendo in Turchia, beh, insomma, se lo vado a leggere su tutti i giornali di oggi. Direi che poi c'è ancora molta polemica su Nizza. La cosa che forse vale più la pena da leggere è l'intervista al. Vi ricordate quello scooter che arrivò vicino al camion, la solita informazione, no, che dell'epoca di internet in cui tutti noi pensiamo di essere informati. Prima si disse che era morto, poi si disse che era un poliziotto, poi si disse che era un cittadino. Beh, insomma, ve la faccio breve. Oggi quel signore è vivo e vegeto e racconta la sua storia, è un cittadino, mi sembra il Corriere della Sera, intervistato da un giornale francese, e sul Corriere della Sera racconta il suo tentativo, ma veramente incredibile da leggere, perché addirittura ha preso a cazzotti quel deficiente che ha ammazzato 90 persone e ha provato pure a sparargli il deficiente al nostro eroe. Insomma, è straordinaria la storia di questo signore, ma è anche straordinaria l'atteggiamento di giornali che hanno, con una leggerezza incredibile, raccontato tutto il contrario di tutto su questo poliziotto vivo, morto, insomma, è vivo e non poliziotto. Piccola digressione su Trump. Oggi la Rodotà, per non parlare di Trump, parla della figlia Ivanka e della sua sponsorizzazione nei confronti di un Colored del democratico. Insomma, non si capisce che cosa l'hanno mandato a seguire a fare Trump, e oggi non si sapeva come parlarne male, quindi ha parlato male, insomma, di questa roba della figlia. Poca roba su Trump. Insomma, oggi leggere Trump nel suo discorso, secondo me non stiamo facendo un buon giornalismo, perché lo guardiamo veramente con degli occhi del pregiudizio incredibili. Forse il pezzo di Rampini, che ovviamente è ostile, l'abbiamo parlato nei giorni scorsi, però almeno sulla politica estera di Trump riesce a darci un quadro molto molto più complesso, molto meglio Rampini che tutti gli altri signorini con la puzza sotto il naso. Almeno Rampini dice quello che pensa. L'Economist è uscito oggi, venerdì. Prende una pagina intera sul Movimento 5 Stelle, ma in realtà più che del Movimento 5 Stelle parla dell'Appendino, più che della Raggi. E l'analisi è un'analisi che ovviamente è fatta per gli stranieri, non per gli italiani, che della questione del Movimento conoscono tutto. Dicono una cosa interessante: secondo l'Economist, il Movimento 5 Stelle è un movimento di sinistra, e quando il centrodestra se ne accorgerà non li voterà più. Questo è quello che dice l'Economist. Ma guardate, poi sull'Appendino, io oggi vedo più che scandalizzato dalle questioni di Di Maio, che parla della lobby dei malati di tumore, per cui il PD lo sta zannando come se fosse una fiera feroce per aver detto questa cosa, che mi sembra veramente non una cosa incredibile. Certo che c'è la lobby dei malati di tumore, ed è la lobby di quelli che vogliono che si faccia di tutto perché si muoia di meno, si paghi di meno e che ci sia più prevenzione. Io trovo che la lobby non è una cosa negativa, è una cosa positiva, e che le lobby servono per tutti. Detto questo, la cosa che invece mi spaventa non è la dichiarazione di Di Maio, per cui il PD sta facendo un casino, ma io, se fossi una persona ragionevole, farei un casino su quello che ha detto l'Appendino riguardo al wifi. Cioè, quello che ci permette a noi di andare sulla rete. In questo momento io sono sul wifi. Bene, dice che nelle scuole, per un motivo di precauzione, per un principio di precauzione, bisognerebbe spegnere il wifi quando non utile, o comunque diminuirlo, o comunque renderlo meno forte, e promuovere inoltre una dieta vegana. Allora, io sono spaventato. Io, da un sindaco 35enne che ha questo punto di vista sul wifi e sulla dieta vegana, sono spaventato. E voi torinesi che l'avete votato, compresi del centrodestra, mo ve la tenete.
Ve la tenete. Io non ho. Vedete, il tema del principio di precauzione è fondamentale, ma se lo applichi al wifi, se lo applichi al wifi, vuol dire che tu hai un pregiudizio nei confronti della modernità da sanculotto. Io sono. Se questo è il modo con cui si devono governare le nostre città, il problema, come scriveva qualcuno su Twitter stamattina, il problema non è spegnere il wifi e semmai farlo avere in ogni scuola di Torino il wifi. Voglio sapere quante sono le scuole di Torino che hanno il wifi. Io spero che sia un'isola felice in cui tutte le scuole di Torino abbiano il wifi, ma sono convinto che questo non avvenga e che in molte scuole non c'è il wifi. Comunque, complimenti all'Appendino. C'è qualche fenomeno che, ovviamente, perché su internet quelli del Movimento 5 Stelle sono dei. Hanno, come dire, un atteggiamento un po' fascista nei confronti di chi non la pensa come di loro. Quindi si saranno dimenticati quello che ho detto Di Maio e se la prenderanno con quello che ho detto d'Appendino. Sapete che cosa mi hanno detto? Non è vero, perché ha fatto un tweet e ha detto che non dice di spegnere il wifi, ma di consumarlo con moderazione. Adesso il tweet non è esattamente questo. Andatevi a leggere pagina 23 del programma dell'Appendino. Andatevi a leggere i resoconti oggi dei giornali e poi dopo fate i troll, come si dice su internet, ma tanto me ne fotto di quello che dicono i 5 Stelle fascistizzati, che non sono il movimento politico, ma sono quei cretini che sulla rete pensano di raccontarci la verità. Favolosa la storia del generale della Guardia di Finanza, ce l'ha soltanto Repubblica, Carlo Bonini. Beh, è una storia incredibile perché il comandante generale della Guardia di Finanza, che si chiama Toschi, avrebbe, anzi no, avrebbe, dice Bonini, aveva avuto sicuramente le carte dalla procura, quando era capo della Toscana, fu ospitato gratis 2 volte per 2 weekend a Bergamo. Un weekend e un infrasettimanale in alberghi di questo Fusi, poi indagato e grande imprenditore toscano, cioè il grande imprenditore toscano, amico di Verdini, indagato e tutte quelle robe là, paga l'albergo al comandante della finanza della regione toscana. Allora io non so se c'è corruzione, non so se gli ha fatto dei favori, non so niente di queste cose, ma un generale della Guardia di Finanza, un generale della Guardia di Finanza che si fa pagare 2 alberghi da 180 euro, cioè stiamo parlando che un tempo almeno, non so, li corrompevi, che mi ricordo i pacchi d'oro di Poggiolini, ma per un albergo da 180 euro a Bergamo. Io spero che il generale sia in grado di dimostrare il motivo per il quale lui. No, sai, dimostrare, devi dire che non l'ha pagato, che l'ha pagato lui, perché è una situazione molto imbarazzante che un generale della Guardia di Finanza si faccia pagare l'albergo. Penso che questo sia molto chiaro. Molto, questa roba vedrete che nei giorni prossimi farà casino, perché questo è stato appena nominato super capo della Guardia di Finanza e quando voi siete con le vostre piccole dichiarazioncine dei redditi, le vostre piccole cagate degli studi di settore, arriva la Guardia di Finanza da voi e non ha quell'indulgenza che noi adesso abbiamo e quel garantismo che noi adesso abbiamo nei confronti dei vertici della Guardia di Finanza. Vi fanno un mazzo così per una fattura non registrata o una svista. Beh, allora, insomma, forse il generale della Guardia di Finanza non si deve far pagare 2 alberghi da 180 euro. L'altra cosa straordinaria è un altro giudice del Consiglio di Stato, l'altra grande lobby romana, il giudice del Consiglio di Stato che viene pizzicato per le questioni di Ricucci, in realtà pare che adesso Ricucci, oltre a pagargli l'albergo, che però era il De Russy almeno, era un albergo molto più costoso, gli pagava le donne. Anche questo è un po' diverso. E oltre alle donne, sapete che gli pagava? Gli pagava le baby escort. Adesso non so, questi sono i titoli dei giornali, poi si dovrà andare a vedere quello che è veramente avvenuto. Quello che è certo è che in questo campo in cui beccano il generale che si fa pagare l'albergo e il magistrato che si fa pagare le escort, la Camera sta discutendo dell'allungare la prescrizione per la corruzione, come casi di questo tipo, quello che è in questi casi, a di fatto 18 anni. Allora io mi dico, il problema è che c'è la prescrizione, che oggi mi sembra di 12 anni e mezzo, o che non esiste in un paese civile al mondo che un generale, che oggi è il comandante dei generali, rimanga in carica per 18 anni?
o lo condannate subito, oppure non ha senso una prescrizione a 18 anni. Non si possono tenere processi aperti per 18 anni. È la morte della giustizia. Io non posso essere condannato fra 18 anni per una cosa che è stata scoperta oggi. Non è possibile. Non è possibile. Continuate a pensare che il problema sia la prescrizione. Votate col PD, con la Ferranti, con Casson, con il Movimento 5 Stelle. Fate i moralisti. Quando vi capiterà a voi di stare 18 anni per una presunta corruzione, beh, insomma, forse la penserete diversamente. Quindi cosa voglio dire? Puniamoli, ma subito, non aspettiamo i tempi incredibili della giustizia. Sulle oggettine oggi parla Serra sull'amaca ed è stupendo, perché sa dire che palle queste oggettine, ma ancora è cambiato il mondo, c'è Erdogan, c'è Brexit, le banche falliscono, insomma, ancora Berlusconi è un vecchio signore cardiopatico, così scrive Serra. Beh, perché ci occupiamo ancora delle oggettine? Ma se l'avete fatta voi. Ci avete sbomballato le palle per anni con queste oggettine, ma fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, fino a quando Berlusconi aveva un peso nella politica, gli avete fatto un mazzo così e adesso dite, boh, che pizza parlare delle oggettine. Meglio Travaglio, per chi lo legge, cioè quattro appassionati, che oggi ritorna sulle oggettine e ci fa due palle così sul fatto che le oggettine e le loro 11 intercettazioni, secondo la Camera, non possano essere utilizzate dai giudici. A me non me ne frega nulla, ma vedere che Repubblica dice basta con le oggettine, quella che pubblicò anche il buco della serratura, mi sembra straordinario. Vegano, un corno sarò, non sarò mai vegano, nel senso che rispetto quello che fanno tutti, qualcuno mi sta scrivendo, rispetto quello che fanno tutti, o anche i vegani, ma voi rispettate quello che faccio io, va bene? Quello che faccio io e posso mangiarmi la carne quanto e come voglio. Poi quando smetterò, sono fatti miei. Andiamo avanti sull'ultima notizia. Oggi, fra poche ore, ci sarà una colazione non vegana ad Arcore per quello che sta succedendo su Parisi, perché Parisi, ieri, in un'intervista stampa che non vi ho citato perché mi sono dimenticato, si candida di fatto, viene candidato dall'ex presidente del Consiglio Berlusconi come possibile leader del centrodestra. Oggi, ve lo dico subito, ci sarà una colazione oggi a Arcore in cui gli faranno un mazzo così tutti i vecchi leader del centro-destra, proprio Parisi, non lo vogliono, anche perché il mandato di Parisi è quello di rottamare un partito che, devo dire la verità, è sin troppo tardi oggi per rottamarlo. Forse siamo veramente al tempo quasi scaduto. Oggi Libero cita Parisi come salvatore della patria, altrettanto fa Giuliano Ferrara sul Foglio. Direi che per oggi è tutto. Noi domani ci vediamo da un'altra location. Domani è sabato, sto per partire. Ciao.